nostra. Ciao, ciao, siamo arrivati. Piove? Mamma, siamo arrivati. Piove, ciao, zia. Ciao, ciao, zia Anna. Ciao, zia Anna. Allora, siamo a Bergamo. Siamo a Bergamo. Sta piovendo. Fa un po' freschino anche. C'è un casino, però. C'è un casino che non mi aspettavo, perché noi siamo partite col diluvio universale. Col diluvio. Pensando che non ci sarebbe stato nessuno alla fiera, invece è pieno raso. È perché piove, giustamente. E piove, tutti dicono. E piove. E tutti dicono andiamo in fiera, allora, perché piove. Comunque va bene. Siamo io e Marilena. Ho detto ciao. Posso dire il tuo nome? Sì, sì, puoi dirlo. L'ho già detto. Sono sua cugina. Siamo cugine. Cioè, somigliamo, Marilena. Somigliamo. L'obbio, no, ma quello è un problema, lasciamo perdere, povero occhietto. E per il resto adesso pioverebbe. Vuoi prendere l'ombrello? No, scappiamo dentro. Scappiamo dentro, che forse è meglio. Dentro. 3 euro di parcheggio. 3 euro di mortacci. E mortacci loro. Se, e poi noi vorremmo anche fare un messaggio, che ne avevo appena parlato. Praticamente, se qualcuno ci vuole regalare una casa al mare, dove non piova sempre così, noi siamo disponibili. Noi, guarda, chiamate, contattate. Il numero verde. Numero verde, non gravato naturalmente da debiti, da nulla. No, per l'amor di Dio, nulla che di sia nulla. Pulito, è tutto pulito, tutto. Perché sennò tenetevela. E non abitato da fantasmi. No, perché già non dormo tanto la notte. Cioè. A noi ci piace tanto, ce la regalate. Sì. No, sì, a prestazioni sessuali, perché se no. Dai, non facciamo. Ogni tanto in magari amicizia. Un bel fighetto che entra dentro. È un off che entra dentro, potremmo. No, anche. Sei una donna sposata, queste cose non le puoi dire. Io sono una donna libera. Però io guardo, cioè nel senso. Però guardo noi quello che entra. Esatto, così. Esatto. Basta. E adesso andiamo a vedere. Allora, sono molti anni che non venivo qua. Io è la prima volta che vengo. Vedrai che ti divertirai. Spero. Non e vengo poi mangiamo qui da anni. Anche. Quello sempre. È la cosa. Cioè, noi pensiamo subito a mangiare. Indispensabile per sopravvivere. Allora, e la questione qual è? Che io non vengo da anni perché la mia paura è di trovare cose che non mi piacciono. Ecco. E speriamo di trovare novità. C'è anche l'aereo che ci passa sopra. Adesso entriamo. E non lo so, da qualche parte si sente, da qualche parte. È la nuvola. Noi adesso andiamo. Ma anche i cani. C'è anche il cane. Sì, potevano entrare. No, ma la tua adorabile cagnettina con la quale io ho un rapporto di amicizia un po' strano. Molto stretto, magari l'abbiamo lasciata a casa, abbiamo fatto bene. Lei con tutto questo casino proprio. No, esatto, esatto. Mai, forse mai. Lei non casino. Ci starebbe, lei non oh, ci starebbe. No, guarda che bello. Io adoro, che bello. Fantastico questo signore. A me piace tantissimo l'intaglio. No, guarda questo cane, guarda questo cane. Sembra quello. Io lo tocco, mamma mia. Ma sai che l'intaglio è una cosa. Io dove? Aspetta, il nasone e lo inquadro perché è troppo bello. Che spettacolo! No, è troppo bello. Guarda, sembra vero. Sì, è uno scultore. Non riesco. Osvaldo? Purtroppo non riesco a leggere il nome. Ah, ecco. Insomma, io non lo leggo bene dalla mia cecità, però si vede bene da. Uno scultore, bravissimo, complimenti. Ma guarda che bastone. Wow, andiamo a vederli. Andiamo? No, guarda questo con le orecchione. Che meraviglia. Non vendibile. Ah, non vendibile, no, questo non però. C'è tantissimo l'Italia, da morire. Che spettacolo. I musi dell'Italia. Questo signore fa i bastoni. Claudio Frigemi, questo signore che fa il bastone. È una penna. Oddio, una gigantesca penna. Sono
faccio le cucine, vorrei fare la cucina. Cioè, ma anche i bottoni, no, guarda, il metro. No, il bottone a forma di metro è bellissimo. Stupendo. Guarda questa forma di forbice. Forbice. Che bello. Questa. La spoletta. La spoletta, la spoletta. Ma sai che io ho ancora. Sai che io ho ancora una collezione di bottoni della Mercantella? Madonna. Sì, della Mercantella, quelli vecchi, vecchissimi. Ce li ho ancora, che io impazzisco per i bottoni. Questo qua è classico che c'era una volta. C'era. Questo c'è tipo per il Loden. Tipo. E anche nelle giacche quelle un po'. Come si chiama? Io ce l'ho una che ha questi bottoni così. E non mi ricordo come si chiamino, però a me ricorda l'Oden oppure. E poi ti farò vedere, ce l'ho anch'io con una giacca così. È metallo? Metallo. La pecorella è bellissima. Sembrerebbe, io ho provato a chiederlo, ma non. Sì, anch'io mi sembrerebbe. Ma è troppo carino. Sì. Sai con cosa lo si potrebbe fare? Con dei CD? Sì, anche. Invece no. Bellissimo. Con dei CD? No, sembrano. Sì. Sembrano, troppo carino. Troppo carino. Allora a questo punto mi guardo anche l'uovo con le orecchie. L'uovo con le orecchie. Che bello. Papà è piccolo. No, questo è tutto, perché è bellissimo. C'è dalla signora vestita tirolese, sì. Direi quasi, vero? Sì. Molto bella. Ah, oddio, bella. Guarda questo, ma guarda che bella. Questo sia bellissimo. Bello. Questo tappezzino. Se dopo fai queste cose, usi questo. Sì, questo, esatto. Sì, oppure anche da ritagliare per fare, ad esempio, questi cuoricini, per esempio, o questi. Bellissimo, che profumo inebriante. No, questo lampadario è bellissimo. Bello. Più quasi una lanterna che un lampadario. Molto bello. Io adesso riprendo anche il nome di questo signore, mi sembra giusto. Bunker San Martino di Castrozza. Ecco, Bunker San Martino di Castrozza. Castrozza, sì, molto belle. Saponini e tutto ciò, tutte quelle cose dette tecnicamente diciamo cagatine. Gli uomini dicono così, noi diciamo cose stupende. L'uomo non capisce. Oddio, questo lo posso fare a te? No, dove? Aspetta, c'è un momento di ubriacatura. È un momento di ubriacatura totale. Quale? Questo, tu dici questo? Allora. Questo qui, questo cuore. Guarda, aspetta, a me piace sia questo fatto. Bellissimo. Questo è bellissimo. Bellissimo. Ma che carino che è! Questo l'ho visto su. Si vede in giro, sì, l'ho visto su Pinterest. È bellissimo, è stupendo. Sì. Io ho la mini circolare. Signora, mi scusi se mi permetto di fantasticare che la copierò. Però con la mini, sì, lo tagli. Tagli poi che ci va con la colla. Sì, è meglio mettere sempre una protezione, perché sennò. Per non intaccare dai. Anche dalla polvere, da agenti. Oddio, guarda questo, che carino. Beach! Beach! Che bello! Questo col cavalluccio marino, questo davanti, il cavalluccio marino. Belle. Cose pasquali, fuori dalla porta, la casettina o la pasquale, un uccellino. Belle queste cose. Molto. Quanto ci piacciono queste cose? Tanto. Coniglietti. Non ci piace. Vabbè, perché le campanelline, guarda, le campanelle quando nasce un bambino e vabbè
io le metterei comunque. Sono belli lo stesso. Sì, esatto. Guarda. Il coniglietto dei palline. Sì. C'è un buco, vedi? C'è quella. Sì, guarda. Pirografo, c'è anche la signora là. Adesso andiamo a vederla. Ecco, questo è un lupo pirografato. No, il cane ancora, guarda. Le crape e l'aquila. E direi che con la musica country. Questo è Hobbyland, questo è lo stand di Hobbyland, se non sbaglio. Andiamo a rivedere, andiamo a vedere che fanno qui a Hobbyland. C'è la bambina. C'è la bimba che sta pirografando. È bello perché col calore incidi. Questa è una figata, eh. Molto carino anche per i bambini, molto bello. Come fanno? Sì, molto bello. Guarda che bello. C'è la bimba, vedi? Vedi? Praticamente ricalca un disegno e riesce ad andare dietro al disegno. Molto carino. Bello. Sì. Corso di pirografo. E dopo c'è il kit, guarda. Ah, vedi, c'è tutto il kit, certo. Quindi direi che questo è anche la pelle. Hobbyland! La pelle, no, che bella la pelle, questa mi piace, mi piace. Ammesso ci sia qualcosa che non mi piace, che bello. Si usava una volta. Molto. Sì. Che bello. Fantastico. E che occhio, per andare diritto, che occhio. Questa è una cosa affascinante, mi piacerebbe provare. Sì, è soltanto che no, c'è una questione di... di avere un'altra vita. Poi viene forato, giusto, sono fora, si viene fora, e voilà, certo, poi c'è tutto il resto. Sento odore di casa mia, non so spiegarlo, ma sento odore. Dici? È originale. Fornello di casa? Art Clay, no, questa è casa mia. Fermi tutti, questa è casa mia. Art Clay, praticamente sarebbe. Io credo che questo che stiamo guardando sia di avere una plasticità. Consente di creare tutte le forme che viene allungato con acqua, lavorato, cotto, tutte le parti e di poterlo creare in casa. L'argento si cuoce, no? Quindi 5 minuti una piccola sul fornello a gas, se c'è un gioco. Un gas. No, fantastico. Sì, è una pasticceria abbastanza innovativa, nel senso che tradizionalmente per poter cuocere un gioiello. Fantastico, grazie di averlo. La fonderia, comunque diciamo. Investimento abbastanza importante. Con questo invece si può anche a livello turistico creare dei gioielli preziosi, anche proprio nella cucina di casa propria, spendendo poco e anche spendendo poco tempo, perché qualche ora si riesce a creare un gioiello, perché sono con altre tecniche richiederebbe molto più tempo. Posso prendere un bigliettino? Assolutamente. Ecco. Se bigliettino ti volete anche lo sconto per questo prodotto è venduto solo da Hobbyland, sì. È distributore ufficiale per l'Italia e per la Spagna. Le riprendo un attimo il volto, l'ho preso un secondo il volto, così si capisce. No, mi ricordo anche io la persona. Tu vuoi casa? In realtà questo è un po' scolorito, però è un grigio. Sì, ho visto. Quindi tu hai avuto l'occhio lungo perché anche tu vuoi fare il grigio? No, la mia parrucchiera non vuole perché dice che starei male. Lei dice che starei male, vabbè, però scusami. No, per fare il grigio perché ti invecchia. Sì, le solite cose. Se passate 2 anni, non so se mi ha visto invecchiata, ma questa volta ho detto che anche li faccio. Se li ha fatti. Però appena fatti sono meravigliosi.
sono bellissimi. Adesso un pochino già. Ma ti sei vista subito? Tu ti sei vista subito? Sì, anzi, non riesco più a vedermi scura. Ah, eri scura prima? Sì, io. Sì, perché vedo. Però adesso comincio ad avere molti capelli bianchi. Anch'io per quello. Però non sono belli di più. Sono ciuffetti. Sì. Allora, quando avrò il mio capello pizzolato me lo lascerò pizzolato, ma per ora allora li faccio direttamente in giro. Anch'io ho fatto quei punti lì. Sì, però si mischia. Deve diventare. Allora, c'è Busat, io dico i nomi. E queste pallette con le pallette su misura, grazie. Con i pezzi di legno mi piace tanto. Ma che bello. Ah, che bello. Vediamolo questo mobiletto. Mi piace anche a me così. Mi piace anche a me, lasciate così. Devo capire cosa non mi piace. No, ma comunque guarda la bomba qui rivestita, la bomba rivestita di legno qui, di fettine. Oddio, il bombone, guarda, il bombolone. Il bombolone, che mi fa anche pensare che dovremmo andare a mangiare qualcosa. Dov'è la ruota? Dov'è la ruota? No, ma guarda, aspetta, La ruota panoramica! La ruota. Guarda, i tavolini, il set dei tavolini, però no. A me piace tanto questa, mi piacciono tante queste bombe, le bombe di Maradona, questa è, guarda, è troppo bella. E il fungone? Il fungo? Grazie, salve. Bellissimo. Sono bellissimo. Troppo bello, troppo. Questo è il tavolino. No, il tavolino fungo. Ma quella è una lampada. Guarda la lampada. La lampada fungo. La lampada fungo. Con tutti i funghetti. Sì, bellissimo. Che bello. Beh, il legno comunque lo metti. Sì, ha sempre guarda il suo bello fascino. Il pezzo lì. Anche legno. Questo è bellissimo. Questo è più bello di tutti. Questo pezzo di legno ingiallito. O anche trattato magari, però è bellissimo. Guarda che bella questa casa di bambole. Il macina caffè. Dov'è il macina? Guardalo. Oddio, mica. Il macina caffè, la biscottiera, le marmellate. Tutte le marmellate sposte. Guarda, la confezione è quella del filè, marca fileni, la carne. Quella bio, file di bio. Sì, aprendo anche quella lì. Le cotolette, le uova. Poi ci sono le micro uova. No. C'è il gatto che la cerca polpa di fare anche. La polpa, dov'è? Che era qua. Eccola! Il sacchetto della Esselunga. Cioè, vogliamo far vedere quanto è grande la mano rispetto. Ecco, l'altro gatto che ha fatto casino col sacchetto. Bellissimo, bellissimo. La verdura. La verdura lì da lavare. Ma il gattino che si arrampica è stupendo. C'è il pane, gaggia, guarda la macchinetta gaggia. È troppo bello, troppo bello. No. Ci sono le marmellatine, le tazzine da caffè. E vediamo adesso tutta intera se riesco a farla vedere, piccolina piccolina. Ecco, dove riesco a vedere la tua mano. Infatti. Quanto è bella. Ma quanto è bella. Il piatto appeso, guarda lo microscopico. Cioè, veramente fantastico. Poi c'è vabbè quell'altro. Quest'altro però questo è un po' più è bello. Questo è un negozio di fiori. Questo è infatti quello di fiori. È un negozio di fiori. Il mondo dei fiori, c'è anche il suo logo. Il mondo dei fiori. Oh, bello, bello. Sarà l'età, sarà l'aria, sarà l'acqua, sarà il buco nell'ozono. Però sì, c'è un sacco di gente, però noi adesso andiamo un attimo a riposarci. No, non è di lì. Ma dov'è quello pseudo bar? C'era mica una specie di bar. Ah, era qua, giù di... sì, bar, oddio, c'è un bar. Bar, finite le noi due, vogliamo... finito tutto. Sicuramente non avrà più nulla per noi. Com'è? C'era da sedersi. Mi sa di no, dobbiamo andare in fondo là per sederci, basta che ci sia qualcosa da addentare. Le due sedie. Ci sono due sedie, fortunati. Cos'è? È già pronta. Sì, ma adesso Antonietta dici tutto. Che adesso hai mangiato, ti sei ripigliata. Ma sì, adesso che hai mangiato due brioche. Hai mangiato tutto, vedi. Adesso sono in grado di ragionare e di fare praticamente un assunto del nostro pomeriggio che noi abbiamo passato qui.
a Bergamo non c'è nulla del wire, cioè non c'è niente che riguardi il wire, purtroppo. C'è un po' di materiale, vabbè, il materiale ne abbiamo visto, però persone che facevano wire non ne ho viste. Perché? Perché non va così di moda, sempre più di moda, ma non così di moda. Mentre posso affermare che va molto di moda il cucito, sempre il cucito, comunque molto patchwork, molto, cos'è che abbiamo visto, Marilena, ancora abbiamo visto molto il kilt, decorazioni anche molto carine, sempre fanno le decorazioni, ci sono piaciute un sacco, belle. Decorazione ferro, belle. Magari anche stoffa, belle. Cose di questo genere, è vero? Poi molto belle, molto. Anche... Però peccato che non ho visto niente di wire, mi è dispiaciuto. Molte perline, tante perline, tante. Fino ad uscire dalle orecchie proprio. Tante perlinatrici, materiali nuovi no. Era una fiera carina, io ero da un po' di anni che non ci venivo. Quindi devo dire carina, materiali nuovi. Tranne, aspetta, abbiamo visto un signore che ci ha incuriosito. Non è un materiale nuovo. Che fa i vasi di... Quello dei vasi, allora, in realtà al posto di avere un vaso di vetro lui si è inventato. Sì, sì, signore, era una signora. Una signora, una signora. Vasi di plastica. Di plastica. Chiudi e li metti via. Posso vasi dire, per i fiori recisi. Sì, sì. Almeno io non l'ho. No, era bello, molto bello. Era molto bello. Sì. Novità, novità, novità sui materiali, nulla. Che altro possiamo aggiungere, Mari? Quello abbiamo visto. Io, vabbè, cose in legno, anche, molto, sono molto belle, anche, la pirografia, poi c'era la persona, belle, cioè, tagliatori, che infatti però, comunque l'hai ripreso anche, che l'ho ripreso anche, all'inizio, e quindi questa cose, fiera sì, stoffe, tante, tanta stoffa, c'era anche uno stilista, che... uno stilista, e uno stilista. Va bene, lo commettiamo, no, dai. Ma non diciamo, e basta, questo è il sunto della nostra giornata. Meno male che abbiamo mangiato perché stavamo morendo. Ci stavamo spiaggiando, questo è il luogo morto. Qui c'è la morte. Qui, vedi. Non c'è, vedi, non c'è proprio nessuno, c'è proprio, perché sono stati portati via tutti. Qui sono stati deportati. I morti sono stati seppelliti immediatamente nel parcheggio che c'è qui antistanti, i vivi sono stati messi da qualche altra parte, non sappiamo. Sono stati mangiati al ristorante. Non c'è assolutamente nessuno. Sono stati mangiati da quelli che avevano più fame di noi. E quindi vi salutiamo dalla fiera. Ciao, 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 ciao. Brava. Adesso, ecco qua, Marilena ed io, ciao, ragazzi, vi salutiamo. Ciao. Ciao.